Salve a tutte e tutti, salve a te Povia, complimenti per la tua canzone. L'ho caricata nel cellulare, mi fa piacere ascoltare qualcuno che parla di certi argomenti di cui io ho letto da giovane e da adolescente. Molte cose sono vere, altre le devo indagare. Comunque, bisogna capire cosa c'è all'origine di tutto ciò, le cause e gli effetti di questo problema. E quindi ho trovato questo momento di tempo facendo la spesa per iniziare questo video e dirti che gli attuali padroni delle banche, i bancari, sono i discendenti di tutti quelli che nell'epoca media e nel Rinascimento li avevano rinchiusi nei ghetti ed obbligati a essere bancari, cioè nel mercato dovevano mettere una banca, da qui la parola banca, per fare i cambiavalute. Nel Medioevo si era arrivati addirittura a dire alla gente che il denaro era lo sterco del demonio e naturalmente a trattare con il denaro, con quello sterco, dovevano essere gli intoccabili, cioè quelli che vivevano nei ghetti, gli ebrei. E questo era anche di comodo per principi e re. Pensa che hanno sterminato i cavalieri templari proprio perché si erano trasformati nei banchieri di principi, re, cardinali e papi. Federico il Bello e Bonifacio VIII hanno sterminato i templari perché dovevano tanto di quel denaro che in pratica Francia e il Vaticano erano in mano ai templari, che erano cattolici. Hai mai visto? Hai mai visto il film magistralmente interpretato da Alberto Sordi, Il Marchese del Grillo? Lui per gioco, poi non fa nulla a riguardo, ma non vuole pagare il suo ebanista di tutti i mobili che si è fatto costruire nella sua mansione, adducendo che i suoi antenati erano quelli che con legno avevano fatto la croce del Cristo. Quindi gli occidentali hanno ghettizzato gli ebrei e li hanno costretti a essere bancari. Quando tutto questo cambia? Quando tutto questo cambia? Quando l'economia statica europea inizia a muoversi dinamicamente, la rivoluzione intellettuale dell'illuminismo e dell'enciclopedismo prima, poi la diciamo l'alienazione delle terre e poi la rivoluzione industriale fanno sì che il denaro si trasformi, non è più lo sterco del demonio e chi per secoli è dovuto essere banchiere perché obbligato a esserlo, si è trasformato in quello che dava magicamente credito ad industriali, principi ed ecclesiastici. Quindi Occidente ha creato i banchieri prima per sfruttarli e poi quando l'economia si è liberata grazie alla rivoluzione francese, all'illuminismo, alla massoneria, ecco perché molti bancari sono massoni. Cioè, hai capito, lo sfruttamento economico è rimasto in mani di pochi, ma quei pochi sono stati obbligati a essere bancari dai principi e dagli ecclesiastici occidentali. Quindi la colpa dell'attuale situazione di Wall Street è proprio di principi regnanti occidentali europei e del clero cattolico che obbligavano la gente a vivere nei ghetti e a essere bancaria. Non so, questo è il mio pensiero, che da anni penso, che siccome obbligavano qualcuno a essere banchiere, e poi alla fine questo si sia preso vendetta per i secoli in cui è stato sfruttato. E quindi come revertire l'attuale situazione? Non lo so, ma c'ha origini storiche molto ben precise. I banchieri del Medioevo non erano ben visti perché trattavano con lo sterco del demonio e il buon cristiano non voleva essere banchiere. Ricorreva ai bancari per prendere prestito, però quelli che vendevano nei banchi cambiavaluta
E un po' come al giorno d'oggi, tu vai a un Sagli e Tabacchi, a una tabaccheria o a una cartolibreria, come io quando vivevo a Casalpaloco, ogni cartolibraio, ogni tabacchiere mi diceva: se fosse per me rinuncerei a vendere i valori bollati e i francobolli, perché non ci ricavo nulla. Devo avere degli album con francobolli e valori bollati per centinaia di mila lire o addirittura per milioni di lire. Prendo solo il 2 o il 3% di interesse su questo e mi possono venire a uccidere per derubarmi dei francobolli, dei valori bollati ed anche del denaro. Quindi per i delinquenti Sagli Tabacchi e cartolibrerie sono degli sportelli automatici per ritirare denaro, di valori bollati e di francobolli. E loro non ci guadagnano nulla. Nel Medioevo i bancari nel mercato guadagnavano meno di quello che vendeva cipolle o mele. Poi le cose sono cambiate quando si è sparata l'economia grazie alla rivoluzione industriale e la gente necessitava di credito e si è sviluppata enormemente la finanza, che sono stati questi banchieri che prima erano obbligati a essere banchieri dalla contingenza storico-sociale. E poi invece è diventato lucrativo essere banchiere. Beh, questo è stato il mio pensiero del giorno, che forse approfondisco in casa. Ciao! Allora dai, di ritorno a casa, proviamo a fare un mondo migliore. È possibile. Cambiamo la realtà. Cambiamo tutto. Insieme proviamo a costruire un avvenire migliore per tutti noi e per i nostri figli. Ciao, vi aspetto nei commentari al mio canale e al mio video. Non vi scordate, io sono Santen Chan. E di questi temi mi sono occupato abbastanza, per quello ho voluto fare un video al volo per poi approfondire in altri video il tema. Nel mio canale forse troverete qualche argomento sul tema, qualche argomentazione, però fino adesso io ho caricato dei video così, senza dargli un titolo specifico. Per cui neanche io so esattamente in quali video parlerò del signoraggio bancario. Ho parlato e continuerò a parlarne, però ve ne ho indicato qualcuno. Ma io di solito nei miei tutorial di gastronomia cassareccia, facendo colazione con il mate, ho anche parlato del più e del meno. Quindi nel passato ne ho parlato, però così, fra i vari temi. Adesso ci voglio dedicare qualche video, perché ho anche molti libri. Per esempio, fra i vari video che potrò fare ce ne sono questi. Quest'opera: Hitler ha vinto la guerra, e ti fa vedere come il pensiero di Hitler sia stato ereditato dai suoi vincitori. E qua parla di tutte le industrie nordamericane che hanno supportato la Germania nazista e che adesso controllano il mondo, le banche e tutto. Poi ciò, le oscure radici del nazismo, come l'IBM e tutte le ditte nordamericane abbiano permesso alla Germania del Terzo Reich di prosperare. E poi anche la terribile impostura
Poi ho letto molte più cose in internet, perché è un mito che tedeschi abbiano potuto fare tutto soli. In realtà sono stati Beh, adesso vi aiutati dai lascio, saluti a nordamericani e te, dagli Ovoria, e alleati, saluti a tutti che poi voi. gli sono andati contro Proviamo a come gli stessi farcela. sovietici russi. Ciao.